immaginava che tornare indietro a tutti i costi non si potesse. Io non so se noi tornassimo indietro di 200 anni, che cosa, quanti di noi qui dentro potrebbero avere una vita tranquilla, calma e sicura. D'altra parte però neanche si poteva andare nella direzione opposta, cioè in grana la marcia e vai avanti, neanche questo si poteva fare. Quindi diciamo che l'idea dello sviluppo sostenibile è una via di mezzo, e come inizio non c'è male, perché poi alla fine in pratica con lo sviluppo sostenibile si cerca, poi vedremo che questo modello è stato superato negli anni successivi, però l'idea fondamentale è che si cerca un'alleanza tra le generazioni. L'idea è molto particolare perché in realtà lo sviluppo sostenibile, leggo la definizione, è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Fa appello un po', se vogliamo, come dire, no, alla diligenza del buon padre di famiglia, come direbbe il codice civile, cioè io vivo oggi, ci sarò tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma io mi devo porre come obiettivo di pensare anche a chi verrà dopo di me. Per questo vi ricordate che nel mondo dissi, questa è una cosa che vale per tutti, indipendentemente dall'età che uno ci abbia. Perché lo ripeto, lo dico di nuovo, comunque anche se uno magari c'ha dei figli, non ha figli o ha dei figli grandi, comunque dietro i figli ci sono i nipoti. Quindi evidentemente un nonno non si deve solo preoccupare di comprare al nipotino la maglietta o il pantaloncino o il cellulare, dovrebbe anche preoccuparsi magari di capire che mondo gli lascia tra 20, 30, 40 anni. E così anche i genitori. Dicevo, è un principio, questo dello sviluppo sostenibile è un principio molto molto importante, perché fa appello alla responsabilità dei singoli, che ovviamente da sola potrebbe essere troppo poco, ma fa anche appello alla responsabilità delle collettività. Perché se io da solo faccio la raccolta differenziata e poi la generalità del mio paese non la fa, sì, posso essere virtuoso come esempio, ma sul lato pratico tengo poco o niente, perché la differenza la fanno i numeri. Cioè io paradossalmente, se la facessi da solo potrei essere di esempio, ma sul fatto pratico risolverebbe poco. Però dal mio punto di vista hanno messo troppe buste, 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 buste. Per me penso che sia proprio un grande problema quello che hanno fatto. E poi oggi per la prima volta sono ascoltato bene, all'onata hanno detto così che vogliono fare le buste di plastica collegate diciamo per l'organico fatto da una, della, del siero, delle, cioè dal siero delle mucche che si fa al caciotte, qui si stanno studiando in modo che da fare, però per questo è un grande sbaglio, si fa tutte queste buste che si devono dire. Sì, no, sicuramente anche questo. Anche questo io adesso sì, sicuramente genera confusione, tra virgolette, sicuramente. Posso dire una cosa, la signora si riferisce alla faccenda della caseina, che in realtà lo stato attuale è uno scarto di lavorazione, perché noi stiamo parlando del siero, della lavorazione di solito nella pianura lo danno ai maiali. Ma tra l'altro dalla caseina, ma questo stiamo parlando degli anni 30, si cercò, era proprio un chimico italiano tra l'altro, cercò di ricavare una lana sintetica, si chiamava il lanital, che si ricavava proprio dalla caseina del latte, perché c'era il problema che bisognava, all'epoca c'era l'autarchia, bisognava insomma essere autonomi, ma molti studi, c'è una grandissima produzione di letteratura da questo punto di vista, ma tantissime cose che vennero, tra virgolette, brevettate all'interno della fase autarchica dell'economia fascista, in realtà depurate da quelli che sono proprio gli aspetti proprio nazionalistici, in
realtà rappresentano qualcosa di anche innovativo. Per esempio, l'idea di trasformare alcuni rifiuti organici in gas. C'erano i pullman, i tram a gasogeno all'epoca, insomma, gassificavano il carbone, ma l'idea più o meno è quella. Quindi voglio dire, se si riuscisse a fare questa cosa, insomma, male non sarebbe.